Un amore così grande per la solidarietà, quello che si è rinnovato con la 7ª edizione del concerto al Teatro all'Eden di Treviso. Organizzato dalla Fondazione Bellotti Stefani e fortemente voluto dal presidente Giuseppe Stefani, ha voluto come ogni anno, con il passaggio dell'ora solare e l'arrivo repentino del buio invernale, ricordare l'intervento degli Angeli della Notte, l'associazione di volontariato che presta assistenza notturna all'ospedale Cafoncello di Treviso. Un concerto eseguito dalla banda cittadina, diretta dal maestro Antonio Chiarparin, con la 24enne soprano Gloria Frattin, una delle giovani voci che ad ogni edizione il concerto vuole lanciare nel mondo della musica e dello spettacolo. In oltre due ore la splendida voce del giovane soprano, accompagnata dall'orchestra, ha toccato brani lirici e successi italiani degli anni 60, come questo brano di Mogol e Don Bacchi. Brani legati tra loro da Valeria Favaretto, con narrazioni di luoghi e storie dell'amore trevigiano. Per uno spettacolo che Rete Veneta riproporrà a quanti ieri non hanno potuto partecipare al concerto, da tutto esaurito, negli oltre 400 posti messi a disposizione da Fondazione Cassamarca. Un appuntamento che già è diventato un evento fisso nel calendario musicale di Treviso, come ha confermato nel saluto finale il sindaco Giovanni Manildo. Quindi dobbiamo fare un accordo che questo qui, la Fondazione Treviso e Monastero, offriranno sempre e per sempre questo concerto, perché dobbiamo pensare a questo. Beh, lo facciamo sicuramente, è un impegno e penso che sia una cosa importante riuscire a fare delle cose che sopravvivono alle persone che le iniziano, vuol dire che è qualcosa che funziona veramente, diventa una cosa caratterizzante la città.